sempre nella seconda metà dell'Ottocento, ritorniamo per un momento in un paese che abbiamo già visitato, e cioè la Germania. Abbiamo sentito la prima metà dell'Ottocento in Germania con Beethoven, adesso Schumann ci porta nella seconda metà dell'Ottocento, appunto, con i pezzi fantastici. Sono tre brani da eseguire in successione, da diversi caratteri, diversi stili, pensati non tanto con una forma vera e propria come invece faceva Beethoven componendo una sonata, appunto in forma sonata, ma pensati più con l'idea di raccontare una storia, e da qui il nome, il titolo proprio dei tre brani, Pezzi Fantastici. Il titolo già è ispirato a un libro che si intitola appunto Pezzi Fantastici, di Hoffmann, che era un autore che Schumann amava molto e le cui opere Schumann ha citato molto spesso nei suoi lavori. Ad esempio pensiamo a Tra Israeliana, oppure Pezzi Fantastici. Schumann ha scritto molti brani dal titolo Pezzi Fantastici, per pianoforte solo, per trio, per violoncello e pianoforte o clarinetto e pianoforte, perché questi pezzi fantastici sono pensati per essere eseguiti sia da un violoncello che da un clarinetto, ed è questo l'ha previsto proprio Schumann. Quindi non stiamo eseguendo nulla di trascritto, è proprio la parte che ha scritto Schumann. Comunque ci sono delle differenze tra la parte del violoncello e quella del clarinetto, perché ovviamente sono due strumenti con due nature diverse, e quindi Schumann l'ha riadattata un po'. E quindi dicevo che l'intenzione è proprio quella di raccontare delle storie. Quindi questi tre pezzi noi ce li immaginiamo un po' come tre quadri di favole, di racconti magari un po' noir, un po' malinconici, ognuno con un suo carattere. E quindi quello che noi ci prefiggiamo quando decidiamo di eseguire questi pezzi, e quello che speriamo che arrivi a voi, non è tanto la melodia, la forma del pezzo, quanto una storia. E questo noi speriamo di riuscire a trasmettervelo al meglio, però poi sarete voi a dirci se vi è piaciuto. E infine concludiamo il nostro viaggio andando in Francia con Saint-Saëns. Eseguiremo l'Allegro appassionato, che è un pezzo che Saint-Saëns ha composto sia per violoncello e orchestra che poi per violoncello e pianoforte. E Saint-Saëns è un autore molto prolifico per il violoncello, scrisse due concerti, delle sonate, delle suite. Quindi è un autore che per il violoncello ha scritto molto. Si pensi anche al Carnevale degli Animali, al famoso tema del cigno. E proprio per questo amore, questa propensione di Saint-Saëns per il violoncello, nasce questo Allegro appassionato, che è un pezzo molto brioso che noi abbiamo scelto di mettere in conclusione del concerto per salutarvi. Buon ascolto. Thank you.